La parte sulla privacy la liquido con dei principi generali e vi rimando a un documento scritto dal garante fatto molto bene. Allora, innanzitutto il concetto di privacy e soprattutto come si distingue dal concetto di copyright, perché spesso vengono messi insieme e a me questa cosa fa sempre venire un po' di pelle d'oca. Allora, privacy innanzitutto è una parola anglosassone, che poi è diventata in uso comune anche nei paesi latini, ma noi abbiamo la sua versione, che è riservatezza. In realtà, in un liceo come questo ci sarà qualcuno che ne sa più di me di lingua inglese. I britannici dicono privacy, poi privacy è stata una evoluzione successiva arrivata poi dagli Stati Uniti. Quindi il diritto alla privacy o privacy è sostanzialmente il diritto alla tutela della propria riservatezza, della propria sfera privata, cioè si prevede come diritto fondamentale dell'individuo che appunto una persona fisica, un individuo, abbia diritto a non avere invasioni in una certa area che viene definita privata. Ok? Quindi anche il politico, il cantante, il calciatore, quindi il personaggio più esposto al pubblico, ha comunque, anche se più ristretta rispetto a noi comuni mortali, ha comunque diritto ad un'area di riservatezza in alcune sfere della sua vita. Compare questo diritto per la prima volta nella letteratura giuridica nel 1890, questo autore Louis Brandeis, e viene definito in modo interessante the right to be let alone, quindi il diritto a essere lasciati in pace, ad essere lasciati soli, sostanzialmente. E appunto l'articolo si intitolava The Right to Privacy e compariva sulla Harvard Law Review, quindi una delle più importanti riviste giuridiche del mondo. Rapporto tra privacy e dati personali, anche lì noi parliamo poi comunemente di privacy, ma la nostra legge, la legge che abbiamo, il decreto legislativo 196 del 2003, è una normativa sul trattamento dei dati personali. E come potete anche capire, appunto, a livello anche appunto semantico, non sono la stessa cosa. Cioè, il concetto di privacy è più ampio perché va a toccare anche dei diritti che sono trattati, ad esempio, nella Costituzione, nel codice civile. La nostra normativa, che noi poi comunemente chiamiamo codice privacy o legge sulla privacy, in realtà è una normativa, una legge sul trattamento dati personali, che è già un'attività un po' più ristretta, un sottoinsieme della normativa generale sulla privacy. Vedete che la privacy, quando vi dicevo prima, poi ritorno alla slide di prima, avrei dovuto invertire. Perché privacy e copyright sono due concetti da tenere distinti e perché vengono trattati spesso insieme, confondendoli? Perché in realtà, secondo me, sono due motivi. Uno è che nel mondo di internet privacy e copyright vengono spesso menzionati in un'unica pagina del sito web, no? Voi andate in un sito web e c'è in fondo quella famosa pagina con le note legali, le questioni, quella che voi non aprite mai, no? E che io per versione e per formalmente invece vado a leggere ogni volta. E lì spesso vengono trattati in un'unica pagina la policy sulla privacy e la nota sul copyright. E quindi poi nell'immaginario comune di colui che non è pratico della materia sono un po' un tutt'uno, invece in realtà sono due diritti molto diversi. Perché diversi? Perché sono. Vedete, uno si occupa della tutela della riservatezza e dei dati personali, l'altro, e l'abbiamo visto per un'ora e mezza, quindi non voglio ripetermi troppo, si occupa della tutela delle opere creative, quindi in realtà sono due direzioni diverse. Cioè, l'autore che scrive un libro è vero che è tutelato, è interessato a tutelare il diritto sul suo libro, però allo stesso tempo, dal punto di vista della privacy, è in un'altra posizione perché lui vuole che il suo libro venga diffuso il più possibile. Perché il suo diritto d'autore poi gli frutterà di più. Ok? Quindi uno che pubblica un libro in realtà sta andando in una direzione diversa rispetto alla privacy. Okay? La privacy invece è tutto ciò che serve a ricreare quel confine e quella barriera attorno alla propria sfera personale. Quindi anche lo scrittore famoso, anche che ne so, Stephen King, che quando presenta il libro ha interesse che il suo libro e il suo nome circoli, quando è al parco giochi con i suoi bambini, magari non ha piacere. Vedete che sono due esigenze diverse, eppure dello stesso soggetto. E prima vi dicevo, ho saltato questa slide. No, ecco, no, scusate, l'altra cosa. Perché vengono confusi copyright e privacy? Perché poi vengono utilizzati spesso come argomenti per non fornire un'informazione.
cioè sono intercambiabili ogni tanto quando non ci vogliono dare una pubblica amministrazione, ad esempio, o un giornale o qualcuno non ci vuole dare un'informazione, a volte non ce la dà perché c'è la privacy, a volte non ce la dà perché c'è il copyright. Ok, vengono utilizzati entrambi come pretesto intercambiabile a seconda delle esigenze per non fornire informazioni. Quindi a volte per questo motivo, e questa è una mia opinione, quindi prendetela un po' con le pinze, nell'immaginario comune dell'uomo medio sono un po' la stessa cosa, perché sono quelle cose che vengono tirate fuori quando non si vuole diffondere un'informazione, non si vuole fornire un'informazione. Ok, vabbè, chiuso questo argomento. La privacy addirittura è considerata diritto fondamentale. La nostra Costituzione non ne parla, ma la Carta dei diritti fondamentali, cioè la nostra Costituzione ne parla solo indirettamente. C'è ad esempio il diritto alla riservatezza della corrispondenza, cioè ci sono vari casi, però di privacy, di diritto alla riservatezza, ne parla molto chiaramente invece la Carta di Nizza, cioè diciamo, la Costituzione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. All'articolo 8 dice che ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati, scusate, devono essere trattati secondo il principio di lealtà per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha anche il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo dell'autorità indipendente. Cioè, sostanzialmente, in queste 7-8 righe sono condensati tutti i principi che poi noi vediamo dettagliati nel nostro codice privacy, nella legge attualmente in vigore. Il fatto che si dica, vedete, che è soggetto a un controllo di un'autorità dipendente è il motivo per cui abbiamo un garante della privacy, cioè le autorità indipendenti sono degli enti amministrativi che fanno da, come dire, vigile su un certo settore, e tutti gli stati europei hanno un garante sulla privacy, proprio perché è una norma prevista da un trattato fondamentale, da una carta fondamentale di tutta l'Unione Europea. Le fonti normative, la prima legge sulla privacy italiana è stata del 96, che poi è stata superata da quella attualmente in vigore, che è il codice privacy, no? Che è quello del 2003, il decreto legislativo 196, ma in realtà anche lui è ormai vecchio. Perché? Perché dal 2016 è in vigore, cioè è stato approvato, in realtà non ancora direttamente applicabile, quindi non ancora formalmente in vigore, un regolamento europeo che diventerà direttamente applicabile, cioè diventerà legge applicabile a tutti gli effetti dal prossimo maggio, motivo per cui noi avvocati, noi consulenti che ci occupiamo di questa materia siamo in fermento, perché ovviamente ci sarà un bello stravolgimento, cioè da un codice che ormai ha circa 14 anni di vita, 15 anni di vita, passeremo a un nuovo codice che tra l'altro sarà uguale per tutti i paesi dell'Unione Europea. Ecco la rivoluzione. Essendo un regolamento e non una direttiva, non so per chi è un po' presente come funziona il diritto dell'Unione Europea, non ha bisogno di essere recepito dalla norma italiana, ma è direttamente applicabile come legge. E quindi avremo finalmente una privacy uguale per tutti i paesi dell'Unione Europea, e non è poco, perché vuol dire che anche io avvocato, nel momento in cui un cliente viene da me e mi chiede consulenza per, ad esempio, la privacy policy del suo sito web, della sua piattaforma, non mi devo ogni volta scervellare per capire se il suo sito web verrà fruito più da un'utenza tedesca o francese. Perché? Perché per quantomeno per i paesi dell'Unione Europea avremo delle norme uniche, uniformi, ok? E quindi invito anche, è ovvio che il problema della privacy investe non tanto il docente quanto il dirigente della scuola, nella gestione delle privacy policy, però vi invito a riflettere su questa innovazione che succederà sostanzialmente da qui a 6 mesi nemmeno. Principio di necessità, cosa si dice? Vabbè, giusto due principi generali, cioè che nel momento in cui trattiamo e raccogliamo i dati personali in un sistema informativo, lo dobbiamo fare in modo che sia come dire, meno impattante possibile dal punto di vista della privacy. Cioè, vedete, dobbiamo trattare i dati personali in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante rispettivamente dati anonimi o opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. No? Classico caso di indagine delle INVALSI sull'uso di tecnologie da parte degli studenti. In quel caso è un'indagine statistica, quindi non frega molto il nome e il cognome dello studente, del ragazzo. Ma magari interessa solamente che sapere
quanti anni ha, sapere che tipo di studi ha fatto prima. Può interessare che abbia degli handicap, magari dipende dal tipo di indagine. Allora, in quel caso, se è un'indagine sull'uso di alcune tecnologie che possono aiutare poi lo studente, allora può essere un dato interessante. Se no, è un dato che devo cercare di non raccogliere o raccogliere in forma anonima. Questo è il principio generale che viene dato. Che cos'è il dato personale? Perché noi diamo per scontato che la definizione si autofornisca, che sia un concetto autodefinente, ma in realtà la legge all'articolo 4.b ci dà la definizione di dato personale. Dato personale si intende qualunque informazione relativa alla persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Quindi è una definizione molto ampia, davvero molto ampia, perché dice identificata o identificabile. Quindi non è da poco, perché vuol dire che anche se non ho fornito un'informazione diretta, ma attraverso l'incrocio di altre informazioni posso risalire a quella persona, allora comunque quello è nel tutt'uno un dato personale. Anche un numero di matricola, ad esempio, anche un codice fiscale. A parte che dal codice fiscale in realtà con un semplice software riesco a risalire più o meno a tutti i dati personali. Vabbè, però non so se vi ricordate quando si faceva l'università ai nostri e vostri tempi, perché poi è successo appena dopo che sono uscito io, facevi il compitino, il preesame col professore, poi sulla porta dello studio del professore c'era il nome dei promossi e dei bocciati, no? Non si fa più adesso, perché questione di privacy, perché alcuni studenti non gradivano che il loro nome venisse esposto, soprattutto quando erano stati bocciati. Allora si usa mettere il numero di matricola, perché il numero di matricola, pur essendo anche lui a sua volta un dato personale, però è meno personale del nome e cognome della data di nascita. Ok? La stessa cosa, adesso vi ho fatto l'esempio dell'università perché è un mondo a me più noto, però gli stessi problemi si pongono anche nella vostra attività didattica. E anche qua non posso arrivare, abbiamo pochi minuti, in realtà siamo già in ritardo, a questo livello di dettaglio. Vi ho dato giusto dei principi generali per capire di cosa parliamo. Però il garante della privacy ha rilasciato un documento fatto benissimo, che si chiama La scuola a prova di privacy. È un PDF di 15 paginette che trovate online, liberamente consultabile, in cui dà delle indicazioni sia dal punto di vista delle policy adottate dalla scuola, quindi diciamo una questione che interessa forse più il dirigente, ma anche dà delle indicazioni sul comportamento che il docente e anche gli amministrativi, ad esempio il personale amministrativo, devono mantenere per poter essere compliant con le norme sulla privacy, rispettosi della privacy. Questo è l'indice, vedete, sono due pagine, però vedete che lo divide in regole generali, che sono un po' i principi che vi ho detto adesso, un po' più nel dettaglio. Poi c'è tutta la parte sulla vita dello studente, vedete, iscrizione, lettura di un tema in classe in cui lo studente dice l'altro giorno sono andato da trovare mio padre in carcere, oppure mia mamma quando sono separati i miei genitori, depressi, cioè queste questioni per cui si vanno a toccare aspetti della vita privata e il docente si trova in imbarazzo. Ci sono tutti dei suggerimenti, ovvio è un vademecum, quindi non vi aspettate un dettaglio, però è un'indicazione utile. Come pubblicare voti, quando pubblicare i voti, come renderli noti, come far assistere altri studenti, altre persone degli esami, delle prove, le comunicazioni scolastiche, le circolari, queste cose relative a, ad esempio alle mense, alle agevolazioni che uno studente riesce a ottenere per la mensa perché è in una situazione di reddito disagiata, e quindi anche lì si pone un problema di, da un lato, un conflitto tra la trasparenza e la privacy, perché dal punto di vista dell'agevolazione che io do allo studente deve essere trasparente, perché devo far mostrare al pubblico perché quello studente non paga, perché gli altri hanno diritto di sapere se lui è stato aiutato solo perché sta simpatico al dirigente o perché c'era un'esigenza vera. Ma dall'altro lato sto anche fornendo un dato personale delicato, perché sto dicendo che lui è in una situazione di reddito disagiata. Quindi un equilibrio molto molto delicato, e su questo ammetto di non voler essere nei panni del dirigente, che è colui che ha la responsabilità di questa questione.
La seconda parte, vedete, il mondo connesso, le nuove tecnologie, la questione del cyberbullismo, lì andiamo su un terreno delicatissimo, su cui io forse non sono proprio la persona più competente. Nel libro Didattica 2.0 c'è tutta una parte su la questione giuridica legata al cyberbullismo che non ho trattato io e vi invito ad approfondire, ma anche in questo documento c'è spiegato bene l'uso dello smartphone e del tablet in classe, a scuola, da parte dello studente oppure nell'attività didattica. La pubblicazione online di informazioni legate all'attività didattica, ai voti, il registro elettronico, il sito web della scuola, le foto della gita del viaggio di istruzione che vanno a finire sul Facebook. Tutte queste situazioni in cui tutti i giorni voi siete a contatto diretto. La videosorveglianza, altro aspetto che in realtà riguarda più il dirigente che il docente, no? Mettere o non mettere telecamere a scuola, se ci sono dei furti, se di notte sono entrati i ladri, se gli studenti hanno spacciato la marijuana durante le lezioni o nei bagni della scuola, quando posso o non posso mettere le videocamere e via dicendo. Situazioni appunto molto molto delicate che bisogna trattare con la massima cautela e con appunto il rispetto dell'indicazione del garante della privacy. E poi il garante ha fatto anche questi video divulgativi, magari qualcuno li ha già incrociati, comunque sono fatti abbastanza bene. Vi invito ad utilizzarli non tanto per voi stessi, perché hanno un linguaggio abbastanza per ragazzi, quindi li potete guardare ma utilizzare per proiettarli durante le lezioni. Anche qua, se avessimo avuto un po' più di tempo e la rete funzionante, ve ne avrei fatto vedere uno, ma potete farlo tranquillamente a casa. Molto carini, ad esempio fatti smart, tutta la tua privacy su smartphone e tablet, dura 7 minuti. Vi invito a prendere un giorno soprattutto chi si occupa di questo tema di educazione civica a scuola, di farli vedere, perché sono veramente ad hoc proprio per lo studente, per i ragazzi. Basta, c'è più di questo sulla questione privacy non mi sento di dire, perché appunto è più un rimando ad approfondimento. Vi invito, se avete apprezzato, a seguirmi da oggi sui due canali principali e soprattutto lancio un invito, cioè ovviamente io sono lontano, però se qualcuno proveniente da un'altra scuola volesse replicare questo seminario, io sono a disposizione. Ovviamente purtroppo non sono proprio vicinissimo, però se volete si può replicare, oppure si può fare un approfondimento, perché ovviamente oggi abbiamo fatto una panoramica un po' compressa e si può andare ad un livello di dettaglio maggiore. Confido che i video siano venuti bene, così in questi giorni li pubblico e potete anche voi condividere l'esperienza con le altre persone, i colleghi che non hanno avuto la possibilità di venire oggi e magari possono trovare in questo video una fonte di informazione utile. Le slide sono già pubblicate, di più non vi dico, se non grazie per avermi ascoltato. Ovviamente se ci sono domande ancora su questa parte, io sono qua, però so che siete un po' ansiosi di andare a casa perché è tardi. Come volete. Grazie a voi per le grandi, grazie a tutti il team digitale, al professor Zanardi, al